Ma sì, vincere davanti a tutta questa gente è stato qualcosa di fantastico. Siamo riusciti, penso, in un miracolo sportivo quest'anno, lasciamelo dire. Ottimo lavoro della società sicuramente, ma questi ragazzi in otto alla fine giravano, hanno dato l'anima, battendo squadre con 16 giocatori, con il roster più importante. Però noi fasanesi siamo così, più è difficile, più ci piace. Non solo Fasanesi, poi è un DNA che si trasporta, no? MVP di questa serie di finale Filippo Angiolini, che è stato nei momenti decisivi, ormai un Fasanese acquisito, ma è stato veramente decisivo nei momenti di questa gara 3. Sono contentissimo perché oggi oltre allo scudetto festeggiamo il capitano che finisce l'era Messina, costellata di tante vittorie e ora speriamo che il futuro, il post Messina sia altrettanto vittorioso. E poi Angiolini che ci lascia dopo una vita qui a Fasano, io personalmente lo sento come un fratello piccolo, è diventato uomo, è giusto. Che se vuole andare vada, ora è pronto e sono felicissimo che ha disputato non solo i playoff ma il campionato ad altissimo livello. Sono veramente felice. Quinto scudetto dal 2014, quindi negli ultimi 10 anni per questa realtà, per questa società, per Fasano. Iniziato dalla tua generazione, hai chiuso la carriera insieme a tanti altri grandi nomi della pallamano italiana qui a Fasano. Fasano che ha avuto la capacità però di sapersi rinnovare e di continuare a vincere. E quando non ha vinto era sempre comunque tra le prime due o le prime quattro. Ma sì, dietro c'è un gran lavoro, è ovvio, è naturale, della società, di chi trova i giocatori, come quest'anno Darko Prani ci ha dato una mano incredibile. La società, quando una società è ben organizzata ed è lungimirante, è più semplice, diciamo, programmare e cercare di arrivare a determinati obiettivi. Sapevamo che dovevamo vendere cara la pelle, una partita sarebbe stata un po' semplice, davanti a sto pubblico sarebbe stato un peccato, soprattutto per loro. A gara 3 mancava questo pezzettino, l'hanno riempito pure questo, è tutto loro questo scudetto ed è il capitano che ci ha sempre insegnato a lottare fino alla fine. Siete riusciti dopo 120 minuti ad altissima intensità, quel 46 a 38 di gara 1, non so quante altre volte si è visto un risultato del genere, siete riusciti a correre ancora questa sera? Tu al 50esimo ne avevi ancora, hai segnato praticamente i gol decisivi, tutti scappando via, partendo da centrocampo. Sì, mi sono parcheggiato sulla destra e guardavo sempre il cronometro sperando arrivasse gli ultimi 10 minuti perché sapevo che avevo quello nelle gambe. Quando poi stavamo più 2 a 10 minuti alla fine, là, dopo 10 minuti finisce la partita e ci vediamo l'anno prossimo, quindi ho dato tutto quello che avevo. Lasci Fasano, si chiude la tua esperienza, che cosa ti porti dietro? Esperienza, voglia di non mollare mai, saluto Fasano per un anno, poi non si sa cosa succederà. Non, è un arrivederci sicuramente, rimarrà sempre casa mia questo. Sono contentissimo per questo perché smetto di giocare con il palazzetto imbattuto, diciamo, e questo mi fa tanto piacere. Nell'altra palestra era ancora più difficile secondo me vincere, però era un peccato non poter ospitare tutta questa gente come stasera, è stato veramente un bel palcoscenico. Volevo ringraziare tutte le persone che sono venute, ho fatto fotografie con gente che è venuta da Torino, non so, mi dicevano da dove sono venuti. Sai sicuramente in cuor tuo di essere la bandiera della crescita definitiva di questa società perché sei stato, lo dicevo anche nel corso della premiazione, l'uomo che ha alzato tutte le coppe di Fasano dal 2014 fino ad oggi, tutti i trofei nella storia di questa società. Sì, fino a questo momento li ho alzati tutti io. Spero tanto che ci sarà un dopo. Ecco, avevo individuato Notarangelo come mio erede. Purtroppo per motivi di lavoro, scelte di vita, non ha potuto continuare quel percorso che io avevo fatto. Avevo poi cercato di indirizzare Angiolini sulla stessa strada, anche lì per scelte di vita, è giusto così. Adesso per quanto mi riguarda non è un problema chi sarà il prossimo capitano, tanto hanno capito come si fa, ecco. E poi quando si arriva a queste partite il pubblico risponde presente, quindi non è questione di capitano. Che cosa farà Flavio Messina invece?
non lo so, quello che la società mi chiederà di fare, penso che mi dedicherò ai bambini più che altro, perché rispetto al primo scudetto che abbiamo vinto, i fasanesi in campo erano molti di più nel 2014. Oggi c'era solo Pugliese a un certo punto della partita, quando ha avuto due minuti non c'era nessuno, quando usciva Lebano per fare il cambio attacco difesa entrava Boggia, quindi mantenevamo almeno un fasanese in campo, che questo per me e per la politica della società è fondamentale. Abbiamo sbagliato troppo e tutto questo era dopo la differenza, con un portiere che ha le braccia sempre a metà altezza, andiamo subito a tirare a metà altezza e questo non si può, lì non siamo stati maturi. Dopo loro hanno difeso molto, molto bene e noi col settimo siamo arrivati lì, ma mancava quel pizzico in più. Penso che il fattore campo, questo pubblico, è stato uno spettacolo, sono sicuramente 5 gol, la squadra ha dato tutto, sarà per la prossima volta, ma 25 gol, noi ultimamente ne abbiamo fatti tanti, sul livello di corso mi mancava anche Canete perché loro erano cotti e noi non potevamo più fare questa tattica, abbiamo fatto troppo errori, abbiamo sbagliato troppo, complimenti al Fasano, ha vinto meritatamente. Sì. Per quanto riguarda Brixen, ecco, tu sei brissinese, Doc, hai vinto da giocatore con Bressanone, sei arrivato sulla panchina di Bressanone in questo finale di stagione, è una realtà comunque della pallamano che ha vinto, ecco, l'abbiamo visto, lo scudetto femminile, due squadre in finale, continua ad essere un posto iconico, un posto simbolico della pallamano italiana. Sì, adesso c'è di nuovo entusiasmo, comunque la squadra è da rinforzare per giocare ancora, per vincerlo questo scudetto. E questo era praticamente un sogno mio di vita, vincerlo come allenatore col Bressanone. Peccato che non eravamo vicini, ma alla fine non è andata bene anche per Canete, ma la squadra ha dato tutto e sono fiero della squadra. Sì, era una partita difficile, molto difficile, soprattutto in un palazzetto così pieno di tifosi che tifano per l'altra squadra. Senza Cagnete secondo me è il terzino più forte dell'Italia, che gioca al momento in Italia. La mancanza di un terzino di questo livello fa male, fa proprio male, ma comunque noi eravamo sempre in partita, siamo stati sotto di 5 gol, ci siamo riavvicinati, siamo stati sempre in partita, non abbiamo mai mollato e per quello devo dire veramente i complimenti ai miei ragazzi qua, che hanno lottato fino alla fine, dal primo minuto. Hanno disputato una partita fenomenale. In una stagione che comunque Bressanone chiude con la conferma in Coppa Italia. Sì, abbiamo preso questo titolo, la Coppa Italia, dove veramente abbiamo festeggiato tanto, perché confermare un titolo del genere due anni di fila è veramente difficile. Comunque il nostro grande obiettivo era lo scudetto quest'anno e abbiamo dato tutto per quello. Forse avevamo qualche passo falso, ma comunque abbiamo lottato, abbiamo creduto, abbiamo sempre dato tutto per quello, non possiamo dire niente. Alla fine è andata così, ma poteva anche finire diversamente. Un passaggio sulla tua carriera che si chiude questa sera, una carriera con due scudetti a Bolzano, però sei brissinese, quindi hai portato comunque a casa dei titoli, parlavamo della Coppa Italia con la squadra della tua città. Hai giocato con la nazionale, insomma ti sei preso l'applauso anche del pubblico di Fasano e direi in streaming l'applauso di tutto il pubblico della pallamano italiana. Ecco, che cosa ti senti di dire a questo sport a cui hai dato tanto? Ecco, questo te lo posso dire sicuramente. No, è veramente bello entrare qua in questo palazzetto caldo fasanese e comunque tutti mi applaudono, questo veramente mi dà tanto. Sì, la carriera aveva tanti, tanti alti ma anche tanti bassi, mi sono infortunato 3 volte gravemente, ho sempre lottato per tornare e fino adesso sono riuscito a tornare e a mostrare di nuovo quello che posso dare in questa serie di finale e quello veramente mi piace e per quello sono molto soddisfatto.